Ciao bambini, che ne dite se ci conosciamo meglio? Eccomi qui, questa sono io, la chiocciola, e quest'altra è la lumaca, una mia parente. Come vedete, non siamo proprio uguali. Io porto sempre con me la conchiglia, che è un po' come il vostro camper, una casa che noi chiocciole portiamo sempre con noi e utilizziamo per mimetizzarci. Le lumache invece non hanno la conchiglia. E possono essere rosse, nere, marroni, sempre con lo scopo di nascondersi alla vista dei nemici. Purtroppo sono in tanti a volerci mangiare: uccelli, galline, rane, lucertole e ricci. In ogni caso, siamo entrambe molluschi, cioè animali con il corpo molle e viscido, senza uno scheletro. Siamo parenti delle conchiglie che raccogliete in spiaggia, delle cozze, delle seppie, delle vongole. E come loro, anche noi abbiamo bisogno di tanta acqua. Noi cerchiamo di mangiare tanta verdura e se capita anche frutta e funghi, perché sono cibi ricchi di acqua. Un altro trucco che usiamo per conservare l'acqua nel nostro corpo è il muco, una specie di bava che esce dalla bocca e che ricopre tutto il corpo. È la stessa bava che lasciamo per terra quando ci spostiamo e che ci aiuta a scivolare sul terreno con il nostro superpiede, che poi è anche la nostra pancia. Sulla testa ho quattro antenne, due lunghe, che sono i miei occhi, e due corte, che uso per toccare gli oggetti. La bocca si trova fra le antenne e non ha i denti, ho solamente una lingua che si chiama radula. Quando vediamo una chiocciola che ci piace, cominciamo a conoscerci toccandoci con le antenne e giocando un po'. Poi noi chiocciole ci abbracciamo alzandoci in piedi e dopo qualche mese andiamo a deporre le uova. Di solito nascondiamo le uova sottoterra e quando si aprono escono piccole chiocciole lumache quasi trasparenti, ma in tutto uguali a noi. La nostra conchiglia crescerà insieme a noi. E quando moriremo rimarrà vuota, nessun altro la potrà prendere. Ciao ciao bambini, alla prossima lezione!